parcheggio di Caseramela. Da Caseramela oggi saliremo fino alla Cava Buscada. Ok, partiamo qua dietro la casera lungo questa strada sterrata e ci inoltriamo nel sottobosco. Abbiamo fatto poco più di un chilometro e qua inizia il sentiero. Qua si vedono i binari da dove scendevano i sassi. Che scendevano dalla cava di Buscada dove estraevano il marmo. Ecco due minatori intenti a girare le ingranaggi e far scendere le pietre. Attraversiamo i binari ed iniziamo la parte più impegnativa della salita che ci porterà direttamente al rifugio Cava Buscada. Sentiero discretamente impegnativo in salita, ci prendiamo un attimo di pausa. Da 1550 usciamo dal bosco, un tratto di prati, bellissima vista sul Duranno. Continuando la salita arriviamo in questa canalina, dal video non rende molto, ma si vede che da qui scendeva i binari con le pietre. La salita si apre sotto i bei prati e le rocce della palazza. Ecco, quasi arrivati, quota 1770, eccoci arrivati sulla strada nei pressi del rifugio Cava Buscada. Qui possiamo trovare dell'acqua, qua davanti a noi raggiungere il rifugio. Ecco che anche Lorenzo in un'ora e 40 da Caseramela arriva alla Cava Buscada. Bellissima visuale da la bellissima sua volta. Spettacolare visuale. La palazza dal bellissimo rifugio di Cava Buscada. Dal rifugio dietro andiamo qui che c'è il giardino botanico e saliamo verso la cava. Dal retro del rifugio Cava Buscada entriamo in questo giardino botanico davvero simpatico, con le descrizioni delle piante, e ci avviamo ad entrare nella cava dismessa. Alla fine del parco botanico arriviamo sul piazzale, qua davanti a noi la cava, ci segue il trail di Pinta per salire sulla palazza, andiamo a dare un'occhiata alla cava. I carrelli con cui le pietre da cui si ricavava il marmo venivano trasportate giù con i binari. E là qua avanti la cava. Le conchiglie. E poi noi siamo. Transitiamo nella cava. Grandi pietroni di marmo colore rosastro. Andavano giù qui, segni là, andavano giù con una corda diamantata. Palazza. Salutiamo Cava Buscada, il rifugio, e rientriamo dal sentiero da cui siamo saliti. Dalla fontana riprendiamo la discesa. In alternativa potremmo percorrere la strada sterrata che passa attraverso la galleria, però allungheremo insomma discretamente il percorso, però sicuramente la pendenza sarebbe più tenue.